Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round. And the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. Nella premessa lo avrete letto, potrete leggerlo, dell'abstract che ho consegnato agli organizzatori. Io ho esordito appunto formulando un giudizio che si ricollega, mi pare, a quanto ha detto in chiusura la collega Adriana Carta sul fatto che il carcere, così come in alcuni casi, dico non per tutti perché ci sono diverse strutture penitenziarie, diversi modelli di trattamento penitenziario, così come il carcere è criminogeno, purtroppo è anche psicopatogeno, certamente considerato il persistente sovraffollamento delle strutture carcerarie e la persistente inadeguatezza del maggior numero degli istituti penitenziari, perché dobbiamo anche considerare che Opera è un carcere modello ed è certamente il modello al quale si deve tendere, però Opera è un modello e molti altri istituti, purtroppo la maggior parte degli istituti penitenziari non lo sono, perché sono ancora ospitati in edifici fatiscenti che erano stati progettati, addirittura alcuni risalenti vecchi monasteri riadattati, comunque strutture certamente non progettate da chi le aveva progettate per quella finalità. Quindi il carcere è anche psicopatogeno e condivido in pieno la posizione di Adriana Carta che effettivamente, piuttosto che creare delle sezioni, non so come saranno denominate, però mi è stato confermato ieri che queste sezioni sono in corso di allestimento, comunque è già stata prevista la realizzazione sia nell'istituto di Bancale di Sassari sia in quello di Utta a Cagliari, che in realtà effettivamente forse si sarebbe dovuto più utilmente riformare il sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari, rifondandoli anche in quel caso dal punto di vista strutturale, perché abbiamo visto insomma tutte le immagini delle visite, degli accessi fatti appunto alla Commissione Marino, effettivamente insomma queste immagini ci hanno fatto rabbrividire, insomma dico, poi è chiaro che probabilmente il cineoperatore, lo stesso appunto Presidente Marino, magari ha orientato diciamo il servizio sulla per evidenziare proprio le situazioni più critiche, però quelle situazioni c'erano, erano situazioni intollerabili, quindi diciamo che la riforma che è stata realizzata non è certamente la migliore delle riforme possibili, ma è una riforma che risente della oggettiva necessità di superare un sistema che era un sistema che violava palesemente tutti i parametri costituzionali. Il punto di riferimento per noi magistrati non può che essere l'insegnamento proprio della Corte Costituzionale, lo ha ricordato Adriana Carta, perché la Corte Costituzionale si è pronunciata intanto con la sentenza giustamente considerata storica, la numero 253 del 2003, ma poi si è pronunciata nuovamente nel 2015 con una sentenza che ha ribadito su una censura, alcune censure di asserita incostituzionalità della nuova normativa sollevate, mi pare, dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, le ha dichiarate infondate e ha appunto richiamato il precedente della sentenza 253 e ha legittimato il nuovo impianto normativo inserendolo proprio in quella cornice come la evoluzione naturale proprio di quel cammino e di quel percorso tracciato dalla sentenza 253. E questo è un percorso che ovviamente vale per la magistratura di sorveglianza in primis, ma vale per tutti i giudici, nel senso che adesso è anche un dato normativo l'inserimento, cioè l'applicazione della misura di sicurezza, diciamo
restrittiva, contenitiva, cioè l'inserimento nella REMS, così come in precedenza lo era in maniera molto più invasiva l'inserimento nell'ospedale psichiatrico giudiziario, non può che essere l'extrema ratio, e quindi il magistrato, il pubblico ministero, il giudice nelle varie fasi del processo devono privilegiare sempre la misura di sicurezza che consenta, che sia compatibile con il controllo della pericolosità, del livello di pericolosità del soggetto indagato o imputato, l'esigenza, che è un'esigenza primaria, di tutela della salute, cioè quindi dovendosi considerare l'indagato, l'imputato e maggiormente appunto il condannato affetto da psicopatologia, un malato. Quindi se noi lo consideriamo un malato, ovviamente dobbiamo nell'individuare la misura più idonea per realizzare il necessario contemperamento fra le esigenze di difesa sociale, le esigenze di prevenzione e quella appunto di cura, ritenere che debba avere comunque una parte prevalente o determinante l'aspetto della cura, e quindi la misura trattamentale individuata deve essere una misura finalizzata al contenimento e alla cura, anche laddove si sia in presenza di patologie croniche che la scienza psichiatrica attesta essere non suscettibili di guarigione, ma che comunque devono essere appunto controllate. Quindi il mio tema poi dovrebbe affrontare appunto i rapporti fra le varie misure. Mi pare che i vari documenti che sono stati elaborati appunto dopo l'approvazione della nuova normativa, c'è appunto il documento citato da Adriana Carta, direttive interpretative e applicative in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ed istituzione delle REMS, di cui la legge numero 81/2014, una delibera recentissima del plenum del Consiglio Superiore in data 19 aprile 2017, che si rivolge specificamente alla magistratura di sorveglianza, ma dà atto di aver effettuato un monitoraggio che ha coinvolto tutti gli uffici giudiziari, quindi procure della Repubblica, uffici del GIP, tribunali penali, corti penali, e nel documento formula queste proposizioni: l'esigenza di una costante integrazione funzionale ai fini della gestione di tutte le misure di sicurezza per il non imputabile tra ufficio di sorveglianza, dipartimenti di salute mentale, sue unità operative complesse, direzione delle REMS e ufficio per l'esecuzione penale esterna. Il seguito dei processi di formazione costante direttamente rivolti alla magistratura di sorveglianza, con particolare riguardo alle più rilevanti questioni interpretative ancora aperte circa il nuovo sistema di esecuzione delle misure di sicurezza, in particolare la gestione del termine di durata massima della misura ai sensi della legge 81 del 2014 e il problema delle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni imposte in costanza di libertà vigilata al non imputabile sottoposto a misura di sicurezza, i limiti di applicabilità anche in via analogica ed estensiva della disciplina dell'ordinamento penitenziario alle REMS, e quindi ha deliberato l'adozione di queste direttive che si rivolgono alla magistratura di sorveglianza, ma ovviamente hanno una valenza, credo, per tutti i giudici e i pubblici ministeri, nel senso appunto di responsabilizzarci sulla necessità appunto di collaborare per la migliore attuazione, per quanto ci riguarda, della riforma. E questo spirito collaborativo, parlo per me, ma diciamo da un osservatorio appunto qualificato, così come un osservatorio qualificato quello di Adriana Carta, mi pare che l'orientamento complessivo della magistratura sia in quella direzione, non solo perché lo impone la legge, ma perché c'è, mi pare, nel tempo è maturata una forte sensibilità e una forte attenzione anche della magistratura sulla necessità che il trattamento dell'autore di reato affetto da psicopatologia sia un trattamento finalizzato alla cura laddove possibile al recupero, piuttosto che al mero contenimento e al bieco, direi, contenimento restrittivo di un soggetto che è malato e quindi non può per ciò stesso essere ristretto in una struttura detentiva, sia essa pure il carcere modello che abbiamo prima citato. Si è pronunciata appunto su questa materia anche la magistratura associata, in particolare posso citare un recente documento del coordinamento di area, che raggruppa appunto le correnti cosiddette di sinistra della magistratura,
nella quale si evidenzia appunto questa esigenza. Si dice, è scritto, il problema del trattamento dei sofferenti psichici autori di reato richiede con urgenza un duplice piano di interventi strutturali fra loro intimamente correlati. Il primo è l'attuazione della rete di assistenza psichiatrica sul territorio e l'istituzionalizzazione della sua interrelazione con la magistratura e la radicale revisione del sistema delle misure di sicurezza personali, certamente non più attuale, non fosse altro perché risale a un'epoca storica che non solo è stata definitivamente superata dal punto di vista ideologico, ma inevitabilmente è stata superata da tutte le acquisizioni scientifiche e anche dall'evoluzione appunto giurisprudenziale successiva. Quindi questi sono effettivamente due punti fermi. In realtà forse la principale criticità deriva dal fatto che non sono stati elaborati, ma probabilmente appunto lo saranno, credo che questo sia l'auspicio che anche la magistratura rivolge alla comunità scientifica e vi rivolge ovviamente, perché poi le linee guida si sa che inevitabilmente e correttamente diventano un parametro di valutazione della adeguatezza dell'intervento professionale dello specialista che è incaricato a valutare dall'autorità giudiziaria di valutare una certa situazione e di fornire un responso all'autorità giudiziaria, al giudice o ancor prima al pubblico ministero nella fase di indagini preliminari sulla condizione di salute psichica del soggetto autore di reato, dell'indagato imputato o dell'imputato qualora il processo poi venga incardinato. E quindi l'auspicio è quello che vengano elaborati dei protocolli, delle linee guida regionali o ministeriali, regionali forse più appropriatamente, nel senso che appunto si fa riferimento alla struttura sanitaria, che è una struttura organizzata su base regionale che dovrebbe tenere conto e quando è possibile tiene conto delle specificità territoriali sul concetto di gravità in psichiatria, quindi gravità clinica, intellettiva, di capacità di giudizio, di provenienza sociale, di capacità sociali di provvedere a se stessi, che consideri l'eventuale disgregazione familiare, l'abuso di sostanze, la condizione economica, l'eventuale recidiva di reati o di comportamenti violenti, la familiarità psichiatrica, la situazione abitativa, lavorativa, la capacità di autonomia, la comorbidità con altre malattie. Questo deficit di parametri valutativi condivisi sul concetto di cos'è grave e su quali sono i criteri comuni di gravità pregiudica in radice la possibilità di organizzare efficacemente interventi, assistenza, strutture e servizi. Se siamo consapevoli di questo e che quindi ci si deve muovere in questa direzione, credo che abbiamo fatto un rilevante passo avanti che dovremmo continuare a fare, credo, insieme, nel rispetto ovviamente delle specificità e delle specifiche competenze, ma che necessariamente ci richiede di camminare insieme, di procedere insieme su questo percorso e di condividere le varie tappe, ripeto, sempre nel rispetto ovviamente della competenza scientifica, dell'autorevolezza scientifica, che mi pare sia stata riconosciuta da una recente sentenza della Cassazione che poi vi invierò, magari debitamente oscurata per le necessarie esigenze appunto di tutela della privacy, seppure siano sentenze pubbliche perché scaturiscono da un giudizio penale dibattimentale, quindi pubblico. La prima sezione penale della Cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza 2 dicembre 2016, 30 marzo 2017, numero 1257, ma è stata registrata ovviamente nel registro del 2017, quindi il numero è 16.000, nel numero di registrazione generale della Cassazione 16.085 del 2017, che ha accolto il ricorso del procuratore generale e del ovviamente imputato, che contestavano la conferma da parte della Corte d'Appello di un giudizio svalutativo sostanzialmente delle conclusioni formulate dal perito d'ufficio e in secondo grado anche dal consulente che il procuratore generale aveva nominato per supportare, una volta che la Corte aveva rigettato una richiesta di rinnovazione della perizia,
Allora il procuratore generale ha ritenuto di affiancare un proprio consulente che ovviamente poi ha seguito, ha visitato appunto l'imputata e gli ha fornito una relazione che poi è stata versata in giudizio e quindi è stata anche utilizzata nella formulazione del ricorso che la Cassazione ha accolto. La Cassazione in sintesi ha detto questo, che il giudice, lo abbiamo detto anche forse l'anno scorso, è certamente peritus peritorum, cioè può disattendere la valutazione dello specialista, rimane lui l'arbitro della decisione e questo gli consente di rivalutare criticamente le conclusioni del perito. Però dice, quando lo fa, cioè se tu, poi in questo caso maggiormente perché un perito era stato nominato, seppure nel primo grado, dalla Corte d'Assise di primo grado, tu lo devi fare con un pari rigore scientifico, cioè tu devi salire al livello dello specialista e devi confutarlo allo stesso modo. Laddove questo non avvenga, in questo caso non è avvenuto, obiettivamente la motivazione era assolutamente carente su questo punto, la Cassazione ha ritenuto che il giudizio che aveva escluso la semi-infermità mentale dichiarata dal perito, il perito poi in questo caso era il dottor Paolo Milia, che voi ben conoscete, e invece il mio consulente, il consulente che io ho nominato era il dottor Nino Laddomada, entrambi avevano concluso ritenendo che appunto poiché si trattava di un soggetto che aveva un disturbo borderline di personalità complicato dall'abituale assunzione di bevande alcoliche e in quantità smodata di bevande alcoliche e di stupefacenti, aveva determinato un chiaro deficit di controllo degli impulsi e quindi un deficit volitivo che doveva essere riconosciuto nella determinazione della pena. Così non è stato e la Cassazione ha annullato con rinvio, a questo punto era, diciamo, anche, abbiamo detto il peccato e anche i peccatori, dalla Corte d'Appello di Sassari alla Corte d'Appello di Cagliari, che dovrà appunto sulla base di questa indicazione della Cassazione, molto importante perché è stata articolata su due pagine di motivazione, che non è frequente perché attualmente sapete bene che la Cassazione è subissata dai ricorsi ed è quindi anche costretta a enunciare molto spesso dei principi quasi apodittici, molto stringati. In questo caso il relatore ha speso due facciate di motivazione proprio per chiarire come va interpretato il criterio di valutazione delle conclusioni del perito. Mi sembra che sia un ottimo punto di partenza o punto di arrivo, ma consideriamolo anche un punto di partenza che certamente peserà, credo, sugli ulteriori pronunciamenti della Cassazione. Non è una decisione delle sezioni unite, ma una decisione della prima sezione penale, che come sapete è considerata la più autorevole nella organizzazione appunto della Corte di Cassazione, e quindi io ve la porgo, ve la segnalo e vi invito, così come inviterò appunto eventualmente anche la comunità scientifica giuridica a divulgarla, se ritenete, a commentarla e a divulgarla. And the seasons, they go round and round, and the painted bodies go up and down. We're captive on the care.